capo della politica estera dell'Unione Europea, Josep Borrell, ha detto che dovrebbero essere prese in considerazione sanzioni nei confronti di alcuni ministri del governo israeliano per i loro commenti sulla guerra a Gaza. Borrell non ha fatto nomi, ma ha detto che alcuni ministri hanno rilasciato messaggi d'odio e lanciato proposte che vanno contro il diritto internazionale. And I think that the European Union has not to have taboos in order to use our toolbox in order to make humanitarian law respected. But it's not my decision. I only have the capacity of proposal. Member states will decide. Ma i 27 paesi membri dell'Unione Europea sono divisi sul loro approccio alla guerra a Gaza ed è improbabile che tutti siano d'accordo con le sanzioni. Il ministro degli esteri italiano, Antonio Tajani, ha già respinto la proposta definendola irrealistica. Dobbiamo cercare di risolvere i problemi, convincere Israele a fare delle scelte che portino a cessate il fuoco a Gaza, perché questa è la priorità vera, non è con il riconoscimento della Palestina teorico, con le sanzioni ai ministri israeliani che si risolve il problema. Serve più diplomazia, servono messaggi anche forti. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che Israele ha accettato limitate pause nei combattimenti a Gaza per consentire lo svolgimento di una campagna di vaccinazione contro la polio. Una pausa umanitaria che durerà 3 giorni in diverse aree del territorio, mentre le vaccinazioni inizieranno domenica e saranno gestite insieme all'UNICEF e all'Agenzia per il Soccorso ai Profughi Palestinesi. I'm not going to say this is the ideal way forward, but this is a workable way forward. Not doing anything would be really bad. We have to stop this transmission in Gaza and we have to avoid the transmission outside Gaza. L'OMS afferma di voler vaccinare 640.000 bambini sotto i 10 anni. Secondo l'organizzazione, la campagna è stata coordinata con le autorità israeliane. L'Unione Europea non riconosce la legittimità democratica di Nicolás Maduro come presidente eletto del Venezuela a un mese dal voto. I ministri degli esteri dei 27 paesi europei hanno discusso la situazione nel paese sudamericano, dove l'opposizione guidata da Maria Corina Machado denuncia irregolarità nello spoglio, definito poco trasparente anche dagli osservatori dell'ONU. L'Unione chiede alle autorità venezuelane di esibire le actas, le schede elettorali, per certificare l'esito del voto. Ha pasado un tiempo ya más que prudencial solicitando las actas y tenemos que rendirnos a la evidencia de que esas actas no se van a presentar. No hay voluntad de presentarlas y por lo tanto no de verificarlas. Los 27, una vez que constatamos que no hay voluntad de entregar esas actas, ¿qué podemos hacer para que sea la voluntad democrática de los venezolanos la que sea respetada y la que triunfe finalmente? Alla riunione dei ministri degli esteri è intervenuto in videocollegamento anche il candidato dell'opposizione venezuelana, Edmundo González, che gli Stati Uniti riconoscono come il reale vincitore delle elezioni presidenziali. L'Unione Europea non si spinge fino a questo punto, ma tra i 27 si valuta l'ipotesi di sanzionare altri membri del governo di Caracas e dell'Assemblea Nazionale, oltre ai 55 già presenti nella lista attuale. Ma questo strumento da solo non è sufficiente, secondo un consigliere dell'opposizione. Bisogna rompere il legame tra il governo di Maduro e gli alti ranghi dell'esercito, a cui il presidente in carica ha distribuito cariche e rendite negli ultimi anni. All these dictators help each other. Another action that could be some type of incentive is to create a package, an aid package linked to the democratic transition of Venezuela. So once the Venezuelan transition is in place or is heading to that direction, this financial package will be available for the reconstruction of the democratic system in Venezuela. Those are incentives that could be provided in order to break this situation where you have de facto authority relying on the military for support. Un'altra idea per esercitare pressione potrebbe essere l'istituzione di un inviato speciale dell'Unione Europea per il Venezuela, come è stato fatto per altre regioni turbolente del mondo. Senza orgoglio né dignità, o se amore o se proprio amore sai, e se fuori non giudicato mai, giovane amante. Yeah.
notte di mezz'estate in una location invidiabile si rinnova questo appuntamento, 26esimo memorial dedicato a Giovanni e Nino Fargione. Siamo con Enzo, il figlio appunto di questa coppia, che poi ci spiegherai cosa ha significato per Catania e non solo per Catania. Intanto questo appuntamento che si rinnova anno dopo anno. Sì, dicevo, anno dopo anno, siamo al 26esimo appuntamento, ci vuole tanta perseveranza e diciamo che il volano di questa perseveranza è il ricordo, è l'affetto, è voler testimoniare quello che è stato mio papà e mia mamma nei suoi anni. E è un appuntamento che, oltre ad essere voluto da noi, dalla famiglia, da me, da mia sorella Francesca, è un appuntamento che ci viene richiesto dagli amici, è un appuntamento che chi lo ha ricordato in questa occasione, in questa serata, rivive questo ricordo ed è una cosa bellissima. C'è un'eredità lunga nel tempo, perché si parte dagli anni 50, a cavallo tra i 50 e i 60, di un imprenditore che era anche uomo di sport, lungimirante, perché quello che ha fatto è stato solo l'inizio poi di un percorso che magari tanti altri imprenditori hanno seguito, ma lui ha visto qualcosa in più, ha dato valore alla playa, diciamo. Senza dubbio, diciamo che è stato, insieme a qualcun altro, uno dei primi che ha creduto nella nostra spiaggia, nella nostra playa e soprattutto nel nostro turismo. E già negli anni 60 è riuscito a far arrivare qua un turismo straniero, cioè qui era impensabile che si parlasse di popolazioni come la Germania, l'Austria, la Francia. Al maestro Paolo Lirosi, come sempre, è affidata la parte musicale, quella di intrattenimento, come tradizione vuole peraltro. E questa sera sul palco un gruppo che si chiama Open Group, Gianni Morandi. Spieghiamo bene di cosa si tratta. Sì, è vero, intanto sono contento e ringrazio come sempre la famiglia Fargione per questo invito, perché lo chiamo invito, ma ormai mi sento uno della famiglia, perché è quasi 10 anni che stiamo qui ad organizzare questo evento bellissimo che ogni anno è fatto di tante novità. E appunto, come dicevi, questo gruppo che omaggerà Gianni Morandi, ho avuto il piacere di conoscere questi amici nel tempo, di musicisti straordinari che danno vita a questo spettacolo davvero bello, dove si ricordano tutte le canzoni e i successi del cantante bolognese. Si è svolta nella sala convegni del centro direzionale della città metropolitana di Catania la conferenza stampa su depurazione in Sicilia, stato e prospettive. Presenti il commissario straordinario unico per la depurazione, professor Fabio Fatuzzo, che assieme al subcommissario avvocato Dotto Cordaro, nominati dallo Stato da circa un anno per le infrazioni contestate in materia di depurazione, ha spiegato la situazione odierna sullo stato e sulla depurazione in Sicilia. Paghiamo all'Europa 50 milioni di euro all'anno. Con questa somma avremmo potuto realizzare le infrastrutture. Ma l'Italia intanto è sotto altre infrazioni, per cui l'Europa, oltre a quanto già paghiamo, ci farà pagare ulteriori 30 milioni in un una tantum. Quindi dobbiamo assolutamente velocizzare il percorso che ci possa portare al superamento di queste infrazioni. È giunta l'ora, ha aggiunto Fatuzzo, di cominciare ad applicare le penalità nei confronti degli studi professionali che si occupano della progettazione, chiamati a realizzare i progetti e che, prendendo numerosi impegni, non sono poi in grado di mantenere le scadenze sulla progettazione.